Ciao, ti sei innamorata di un uomo sposato? Ecco come fargli lasciare la moglie. Beh, intanto se ti sei innamorata di un uomo sposato e hai iniziato una storia con quest'uomo, devi tenere presente che se entrerai, diciamo, in pianta stabile come amante, non lascerà la moglie, perché avrà praticamente il verso e l'inverso, avrà la trasgressione con te e l'istituzione con la moglie. Ora, non è che tu devi diventare istituzionale, però per fargli lasciare la moglie devi dargli in affidabilità, cioè devi mettere in atto alcune strategie. Allora, le strategie fondamentali sono queste. Primo, non devi diventare competitor con la moglie, cioè più gli dirai lascia la moglie e mollala e qua e là, più l'appiccicherai alla moglie stessa. Quindi evita di diventare competitor, di diventare antagonista della moglie. Punto primo. Punto secondo, devi dimostrargli anche di essere comunque una persona affidabile a livello di valori, a livello di credenze, perché comunque se poi vorrai in qualche modo sostituirti rispetto alla moglie, dovrai anche essere allineata ai suoi valori da un punto di vista cognitivo. È ovvio che se ti vede come una zoccola, fondamentalmente non cercherà di sostituirti alla moglie. Questo è il primo punto. Il secondo punto. Il terzo punto è che non devi essere comunque disponibile. Una volta che tu gli hai dato un po' di disponibilità anche sessuale, dopodiché dovrai iniziare a mettere dei vincoli graduali, cioè non sarai più disponibile a incontrarlo, diciamo, clandestinamente. Prima però deve avergli dato, senza, diciamo, antagonizzare, cioè andare a dire no perché tu sei uno stronzo, allora qua, allora no, di no, guarda, io adesso in settimana non sono più disponibile perché ho comunque il lavoro, mi hanno dato nuove possibilità, mi spiace, non so come fare, sono disponibile soltanto la sera o nel weekend, ma eventualmente se tu non puoi, comunque ho tanti altri inviti, non ti preoccupare che qualcosa comunque faccio. Ecco, questa è la strategia migliore perché in questo modo lui, se non si ingegnerà in qualche modo a liberarsi dalla moglie o la sera o nel weekend, sa che tu comunque hai altri inviti e altre situazioni, per cui rischierà di perderti. E tra l'altro, quando tu magari lo incontri, devi mettere anche in atto qualche incontro rapido, magari concesso tipo nel pomeriggio, ma semplicemente per bere un caffè, ci vado giusto 5 minuti, vediamoci per un caffè, facciamo due parole. Ti devi mettere in quelle situazioni di stragnocca, così poi quando tu ti allontanerai e magari, che ne so, gli dici che la sera hai l'aperitivo con gli amici, la cosa qua là, lui inizierà a rosicare pensando che sicuramente ci saranno delle persone che con te ci proveranno, che insomma. Ecco, questa è la strategia, senza chiedere nulla, deve essere lui che si fa tutto il film, che subentra qualcun altro che ti può portare via lui. È ovvio che poi, diciamo, questo non è che garantisca il fatto che lui lasci la moglie, però aumenta molto le possibilità. D'altra parte, poi se tu non gli chiedi niente, lui verrà il sospetto che perché non mi chiede niente, forse ci sarà qualcun altro, inizieranno a sorgere dei dubbi. E allora sarà lui che metterai in atto un avvicinamento. Più si avvicina, più i tuoi vincoli devono essere grandi, cioè dovrà inventarsi qualcosa, ad esempio di, come dire, uscire qualche fuoriuscita nel weekend, qualche cosa, in modo tale che l'obiettivo è che tanto poi la moglie scopra. Nel momento in cui la moglie scopre, qualcosa succede, diciamo così, perché o lui ritorna all'ovile, oppure se la moglie lo lascia, che sarebbe la soluzione migliore, allora è probabile che verrà da te. Quindi devi agire, spingerla a sbilanciarsi sempre di più, fin tanto che la moglie comunque arrivi a scoprire la tresca. Nel momento in cui la scopre, lì ci sarà il punto di svolta. Se ti sei creata potenziale prima, è molto probabile che ci sia comunque una separazione, allora ti puoi inserire in quel frangente lì. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!